Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Piave TV che parla dei problemi della salute. Adesso parliamo con l'autorista Federico Orlando, che l'abbiamo avuta anche nelle settimane passate, e di una malattia di cui lei si occupa e che è la sclerosi multipla. Una malattia che mi ha sempre colpito per un motivo, non so se, chiaramente io non ho la mia esperienza, non ho la sua esperienza, ma ho sempre visto queste persone qui, rispetto al Parkinson, che a volte sono un po'... Loro li ho sempre visti dolci, tranquilli. Sì, sì, è vero, sì, o no? Sì, sì. Sì, 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 sì. Bene, allora, dimmi un po' questo problema della sclerosi. Allora, sì, nella sclerosi multipla si ha un attacco, è una malattia considerata disimmune, cioè un'alterazione del sistema immunitario, per cui si ha un attacco da parte del sistema immunitario del paziente a carico di alcune zone del sistema nervoso centrale, in particolar modo la mielina. E, la mielina, noi dobbiamo pensare al sistema nervoso centrale come a un filo elettrico e circondato dall'isolante, in questo caso si rovina l'isolante. L'isolante è molto importante, l'isolante che circonda il filo elettrico, perché fa in modo che la comunicazione attraverso i neuroni sia rapida e veloce, quindi che permetta un ordine che parte dalla corteccia di essere eseguito velocemente e correttamente. Pertanto una lesione a carico della mielina determina, a seconda della zona interessata, un disturbo neurologico che può essere un disturbo motorio, piuttosto che un disturbo sensitivo, un disturbo sfinterico, la visione offuscata, la vertigine, a seconda appunto dell'area interessata. Purtroppo, oltre alla mielina, l'infiammazione che si determina, crea anche un danno molto più grave, che è il danno proprio dell'ascione, del filo elettrico. E in questo caso la situazione è molto più grave, perché l'ascione non ha capacità rigenerative, quindi quell'area diventa deficitaria per sempre. Purtroppo è una malattia che colpisce i giovani, colpisce prevalentemente dai 20 ai 40 anni, colpisce prevalentemente il sesso femminile, da 2 a 3 volte in più rispetto al sesso maschile, anche se in realtà le femmine in genere sono colpite in modo più leggero, i maschi molto meno, però in modo un po' più aggressivo. E, la cosa importante da sottolineare è che comunque l'aspettativa di vita attualmente, grazie a tutta una serie di farmaci e di trattamenti che si fanno attualmente molto precocemente per la malattia, l'aspettativa di vita del paziente con una sclerosi multipla non è più quella cui si pensava tanti anni fa, sclerosi multipla uguale sedia a rotelle, il paziente può fare una vita assolutamente normale, se è una donna può programmare le sue gravidanze e deve semplicemente seguire un percorso terapeutico per diminuire la probabilità che ci siano questi nuovi attacchi che possono accadere nel corso della vita contro la mielina. Attacchi che non è possibile prevedere, ogni persona è a sé, possono essere molto rari, può avvenire una volta nella vita, come più volte, più frequentemente, meno frequentemente. E pertanto anche la terapia va attentamente concordata con il medico curante, anche in base alle necessità del paziente. Ti sembra che sia in aumento? La sclerosi multipla, più che in aumento di per sé, senz'altro è aumentata la capacità diagnostica, perché prestiamo molto più attenzione a degli elementi, dei criteri su cui una volta non si poneva attenzione. In particolar modo abbiamo la cosiddetta RIS e CIS, va bene, qui due acronimi per intendere la sindrome radiologica isolata e la sindrome clinicamente isolata, che sono proprio gli albori di quello che potrebbe diventare una sclerosi multipla, ma che costituiscono dei campanelli d'allarme. Il paziente che giunge all'osservazione del neurologo con questi quadri può poi essere seguito in modo più stretto, e quindi quanto prima può eventualmente nel corso degli anni essere fatta la diagnosi di sclerosi multipla e quindi essere posto immediatamente in trattamento. Si è visto che quanto prima viene posto in trattamento, tanto minore è la probabilità della malattia di ripresentarsi e di riattivarsi. Giusto. Come in tutte le patologie, quindi la diagnosi precoce evidentemente è utilissima. Bene, ringraziamo la dottoressa Federico Orlando, che nel futuro certamente verrà a ritrovarci. Io rimango sempre qui. Sì, volentieri, quando vuole. E quindi ci vedremo ancora. Bene, un saluto e un arrivederci a tutti.